tutti vedono la parte divertente del lavoro, perché tutti dicono, non so, ah, hai fatto, ti ho visto in concerto con Fossati. Sì, però nessuno sa quanta preparazione, quanto studio ci vuole prima di poter suonare anche quelle cose lì. Che sembrano apparentemente semplici, sono delle canzoni in fondo, però sono veramente complicate quelle cose lì. Allora, uno comunque si deve tenere preparato tecnicamente, deve continuare a studiare, però per riuscire a suonare in un disco tutti pensano che sia una cosa semplice, uno sa suonare, va lì e suona, invece in realtà non è così, perché anche quella è una specializzazione, la registrazione di un disco, per cui ti capita di suonare con Mina, ti capita di registrare con Enzo Ramazzotti, piuttosto che ti capita di registrare con De Gregori e con chi suoni, suoni, devi capire e saperti un po' adattare alla musica che questi vogliono fare, che vogliono proporre. Quale motivo hai intrapreso lo studio del basso e del contrabbasso? Avevi qualcuno in casa che ti ci ha avvicinato? No, no, anzi, avevo in casa il padre che mi cercava di allontanarmi dalla musica. In realtà ho iniziato a suonare perché sentendo la musica da ragazzino, rimasi folgorato dal riff di chitarra di Satisfaction. Down, down, da, da, da. E allora da lì sentii proprio la necessità di suonare sta cosa, di imparare sta cosa. Per cui già da ragazzino mi sono procurato una piccola chitarrina e ho iniziato così. Basso, contrabbasso, qual è stato o qual è il primo amore? Ma guarda, a me sinceramente piacciono un po' tutti gli strumenti che suono, mi piace anche suonare la chitarra, mi piace molto il contrabbasso, mi piace tantissimo il basso elettrico. Semplicemente, avendo dovuto campare un po' di questo lavoro, di questo mestiere, ho fatto di necessità virtù, per cui mi sono un po' adattato. A volte c'era bisogno del basso elettrico, l'ho suonato principalmente. Poi nel jazz, per esempio, si usa suonare il basso acustico. Io ho la fortuna di saperlo un po' suonare e suono praticamente solo il basso acustico. A volte, per esempio, quando insegno mi piace usare la chitarra per far suonare il basso, il contrabbasso ai miei allievi. Allora io suono la chitarra e gli dico: bene, accompagnami. Allora suoniamo blues piuttosto che jazz o solo funky o canzoni anche semplicemente. Nell'arco della tua carriera c'è stato un episodio fondamentale, quegli eventi che ti portano a fare il salto. Io ho iniziato fortunatamente con le orchestre da ballo, per cui ho sempre fatto un po' l'orchestrale all'inizio quando ero ragazzino. Mi ricordo che la prima volta che sono stato all'estero mio padre ha dovuto firmare il passaporto perché altrimenti non sarei potuto andare all'estero. Al seguito di un'orchestra da ballo, per cui ho imparato il lavoro un po' da lì e per me è sempre stata una continua e lenta conquista delle cose che poi ho acquisito, tipo la professionalità, imparando le cose, eccetera, eccetera. Il primo lavoro abbastanza importante che feci mi chiamò Maurizio Vandelli, che all'epoca era molto conosciuto come cantante dell'Equipe 84, eccetera, eccetera, e mi disse: guarda, ti andrebbe di registrare. Io con loro avevo già suonato un po' dal vivo qualche concerto così, e mi disse: ti andrebbe di registrare, devo fare un disco, vieni a Modena a registrare. E, ok, molto emozionato, contento e anche un po' preoccupato, andai lì e in quell'occasione precisa, eravamo tutti e tre ragazzini, conobbi Fio Zanotti, che poi è diventato un grandissimo, è tuttora un grandissimo arrangiatore, produttore, direttore d'orchestra, e il mio grande amico Lele Melotti, che è un grandissimo batterista, forse il batterista più bravo che abbiamo, insieme a Rivagli, a Golino, a pochi altri, insomma. E poi da lì insieme abbiamo fatto un sacco di strada, un sacco di percorso, ma conquistando tutto pian pianino, un po' alla volta.
strumento è una delle cose che preferisco, perché credo che quel poco che so, quel tanto che so, dipende un po' da quello che ti serve da me come insegnante, mi piace pensare di poterlo trasferire, la mia esperienza, quello che so, quello che ho fatto. E mi piace, in un certo senso, mi piace un po' dare consigli ai ragazzi giovani, mi piace stimolarli dicendo guarda che però se fai così prova questo, prova quell'altro. E è una cosa che mi gratifica molto. Da qualche anno ho limitato un po' le collaborazioni con i cantanti cosiddetti di musica leggera, che però per me sono veramente dei grandissimi artisti, anzi forse quella è la musica che ho praticato di più, un po' per lavoro, un po' perché mi piace. E allora collaboro meno con la Mannoia, piuttosto che con Fossati, con Iannacci o con altri artisti, perché chiaramente mi piace molto suonare jazz e cerco di suonare anche quello quando mi capita.